quando Esposito stava esponendo la sua teoria di pacifista, io sono molto molto pacifista. Oggi ho subito uno shock culturale, Esposito all'arcobaleno. No. Consentimi ogni tanto di provocare. Stavo, cosa non convince? Allora, Esposito è quello più radicale, sta mettendo in discussione, devo dire, con argomenti che insomma sono anche forti, tutta la politica degli ultimi, facciamo i conti, diciamo dal turning point dell'11 settembre in poi. Cosa non funziona nella sua vita? No, innanzitutto la definizione per quello che sta avvenendo è politically incorrect, cioè non si seguono più le regole. Diciamo che l'etichetta è stata messa. Questo è un bene, però. È un bene o un male? Siamo di fronte a un teorico delle relazioni internazionali di tipo classico. No, dalla pace di Westfalia, per quelli di voi che sono andati abbastanza indietro nel tempo con gli studi storici, noi viviamo nelle relazioni tra stati in base a regole. E solo così si può capire il fulmine a ciel sereno della rivoluzione francese e dell'epopea napoleonica. Lei fa la secco con la Cina. Prego? Lei fa la secco con la Cina. Per il framework legale. Mi avete tagliato tutte le cause eziologiche di quello che state. La sua abilità sta nell'esporre adesso. No, veniamo ai giorni nostri. E disgraziatamente si vive molto la giornata, e chi non è attrezzato paga pegno. Un'Europa inconsistente, imbelle, paga pegno tutti i giorni. In questo condivido il radicalismo del senatore, il presunto radicalismo, che è un vae victis in prospettiva. Cioè, è tornato il realismo Kissinger. Guardi, Kissinger va preso con le molle, ma l'ha preso. Quello che le posso dire è che noi dobbiamo trovare una compattezza subcontinentale, chiamiamola Europa Unita o quello che volete, ma possiamo anche associarci nel nuovo zarismo di Mosca. Fate voi, ognuno secondo le sue preferenze. Ma se non abbiamo una dimensione, non si va da nessuna parte. Beh, fermo qua, ambasciatore, la dimensione presuppone una presenza.